Non poteva esserci compleanno più artistico di quello del Liceo Angelo Frattini, che festeggia 50 anni con una affascinante mostra aperta a Villa Mirabello fino al 1 marzo, in cui sono esposti quadri, sculture, fotografie, opere di design, grafica, street art e persino filmati realizzati dai 42 artisti in catalogo, per lo più ex studenti ed ex insegnanti della Scuola d'Arte Varesina. La mostra porta il titolo Buon compleanno Liceo Frattini, un titolo che abbiamo voluto come familiare per rendere questo incontro di oggi con tantissima gente proprio un clima di famiglia. Alla mostra sono stati invitati ex docenti ed ex studenti, in totale 42, soprattutto 30 ex studenti, e la mostra rimarrà aperta sino al 1 marzo. Abbiamo scelto di presentare il catalogo della mostra in conclusione, quindi noi ci ritroveremo qui domenica 1 marzo per la presentazione del catalogo, e in quell'occasione verrà proiettato anche il video di un filmmaker, un ex studente, Oscar Turri, il quale presenterà il suo cortometraggio Giuditta e Oloferne, che ha come tema la violenza sulle donne, un cortometraggio che ha vinto il primo premio a Los Angeles. Le opere di Angelo Frattini, a cui è intitolato il liceo artistico, la cui sede si trova ora a Masnago, sono affiancate da quelle del figlio Vittore, pittore e scultore di fama internazionale, tra i fondatori della scuola. Ho visto in anteprima questa mostra venerdì e per me è stata da una parte una soddisfazione, dall'altra mi ha dato una certa emozione nel vedere delle opere di artisti che ci hanno lasciato, come Abbiati, Ciccoli, Quattrini. E appunto mio padre, avendo collaborato alla fondazione del liceo con poche persone, ma allora fondamentali, come Zamberletti, l'ingegner Gianni, mio padre, e devo dire che vedere la realizzazione di una mostra così importante che ha attirato poi tantissime persone, è una soddisfazione anche per me vedere che i nostri ex allievi, poi diventati insegnanti, riescono a fare delle cose fatte così bene. L'opera d'arte è un mezzo educativo e il liceo Frattini permette di vivere l'arte al massimo, come sottolinea il provveditore agli studi di Varese, Giuseppe Carcano. Ho ascoltato il cardinale Scola all'Università Cattolica che parlava di un episodio accaduto quando era studente di liceo con la sua insegnante di storia dell'arte. E mettendogli di fronte un'opera, gli ha chiesto di commentarla e lui disse, un episodio che si può essere ripetuto migliaia, milioni di volte in questi 50 anni al liceo artistico Frattini, l'alunno dice: abbiamo in quest'opera, l'insegnante lo fermò e gli disse: no, l'opera è, noi non abbiamo niente, siamo noi che dobbiamo entrare dentro l'opera, farci catturare e interpretarla e farci cambiare la vita. Questo mi è piaciuto moltissimo, perché rende proprio l'idea di come l'opera d'arte sia un mezzo educativo fortissimo per cambiare la nostra persona, la nostra personalità, per educarci. E quindi al liceo Frattini poi certamente questa cosa si ripete continuamente e si ripeterà anche nei prossimi anni futuri, potenziata dal fatto che i ragazzi stessi sono artisti a loro volta, cioè producono a loro volta opere d'arte sotto la supervisione di insegnanti che sono anche artisti. Quindi è un modo veramente di vivere l'arte bellissimo, è un'arte che accomuna, è un'arte che rende amici, è un'arte che elimina tutte le differenze e si capisce anche nella giornata di oggi.